che mi prenda un colpo. È riuscito. Ma dove è andato? Dove? Materialmente si trova ancora qui, ma non è più nel presente. Lo capite? Sta viaggiando nel tempo, nel futuro di preciso. E noi dovremmo credere a queste favole. Ma se avete... Certamente. Ma se lei stesso ha detto che non si è spostato. Sì, è così. E perché non lo vediamo? Perché siamo in questa camera il 31 dicembre del 1899, ma il modello si trova a darsi 100 anni avanti a noi. Questa stanza, questa casa possono essere scomparse per un secolo, ma la macchina del tempo occupa lo stesso identico spazio in cui stava un momento prima di iniziare il suo viaggio. Beh, se occupa lo stesso spazio dovrei poterla afferrare. Già, ma lei dimentica che lo spazio in cui è la sua mano è quello di oggi. Lei non può mettere la sua mano nello spazio di domani. Oh, lo spazio è spazio e non cambia. Lo stesso spazio che c'è adesso qui ci sarà tra 100 e tra 1000 anni. No, dottore, il tempo cambia lo spazio. Immaginiamo che questo sia il viaggiatore. Qui davanti a lui c'è la leva che controlla il movimento. Spinta in avanti, manda la macchina nel futuro. Tirata indietro, nel passato. E più viene spostata, più la macchina viaggia veloce. Certo, l'esperimento si può eseguire una volta sola. Se riesce, perdo il mio modello per sé. Perciò voglio testimoniare. Signori, siete pronti? Siete pronti?